Carlo Silipo, a poche ore dalla partita più importante di questa fase a gironi, come ci arriva l'Italia e che squadra è la Spagna? Ci arriva abbastanza bene, certo ancora non nel pieno della condizione atletica, ci contiamo di arrivare più avanti possibile nella migliore condizione fisica. Sappiamo, come hai detto tu, che questa sarà una partita importante, non decisiva, contro una squadra che ha tante caratteristiche positive, soprattutto in attacco può esprimere un ottimo gioco perché ha due centrali offensivi molto forti, la Garcia e la Leighton, che oltre ad essere brave tecnicamente sono anche molto grosse, quindi occupano un ottimo spazio lì davanti sulla linea dei 2 metri, condito da un perimetro interessante dove ci hanno più soluzioni, sia sulla destra con 2 mancine, sia sulla sinistra con giocatrici esperte come la Ortiz e la Ester. Dal punto di vista mentale, dell'atteggiamento in campo, insomma, queste sono partite che si giocano da sole, no? Sì, sicuramente si giocano da sole, la motivazione la dà l'importanza del match, l'importanza dell'avversario da affrontare. Però è importante comunque avere un controllo e una gestione in tutte le situazioni di gioco. Questo è un dettaglio su cui ci stiamo lavorando da parecchio. L'Italia è una squadra che deve maturare soprattutto in questo, nella gestione della partita, anche quando le cose non vanno nel verso giusto. Ieri abbiamo sentito Chiara Tabbani che ha detto, insomma, siamo in collegiale da maggio, un bel risultato a questo europeo, insomma, ce lo meriteremmo. Ah, assolutamente sì, io dico che le ragazze per impegno hanno dato tantissimo. Siamo insieme appunto dalla fine di maggio, non si sono mai risparmiate. Queste sono le ultime 2 settimane di una stagione lunga dove possiamo raggiungere secondo me qualcosa di bello e di importante. E ti dico che le ragazze se lo meriterebbero. Grazie.